Simo, ti aspetto. Aia! Questo è buono! Oh. Ho sprecato quello, potevo fare una super serie. Mamma mia, non ci credo, è passata. Non è mai accaduto una roba simile. Aspetto le altre squadre che hanno fatto solo drama, non abbiamo giocato a calcio, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti in un nuovissimo episodio della 100 Palloni Football Challenge. Signori, signori, ci siamo dopo Mini Ronaldo. Siamo ritornati con un altro episodio della 100 Palloni Football Challenge con un mio carissimo amico che quest'anno, grazie a lui, siamo riusciti a portare a casa. Non vi dico che cosa, perché come al solito ve lo lascerò presentare da colei che è la nostra ormai conduttrice d'eccezione, Beatrice Bigoni. Prima di iniziare con questo video, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché se non vi iscrivete e non arriviamo a 500.000 iscritti, non farò uscire la mia di 100 Palloni Football Challenge. Quindi per guardare la mia 100 Palloni Football Challenge, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate like e lasciate un commento qua sotto sui prossimi ospiti che volete vedere sul canale. Detto questo, signori, possiamo dare inizio a questa 100 palloni. Vi faccio presentare l'ospite e poi iniziamo. Let's go! Reduce dalla freschissima YouTuber Summer Cup, parliamo di uno dei personaggi che si è contraddistinto di più per le proprie giocate, per le proprie prestazioni e per aver portato il Milan alla vittoria. È un membro degli Elite direttamente dal Veneto, Henry Loggia. Ciao ragazzi! Come state? Ciao Bea. Ciao, tutto bene? A posto? Sì, dai. Volevo chiederti com'è andata l'esperienza, cavolo. Abbiamo giocato davvero molto molto bene rispetto alle altre squadre che hanno fatto solo drama. Non abbiamo giocato a calcio, ragazzi. E no, comunque ti ringrazio per le parole all'inizio presentazione, però comunque è stata una vittoria di squadra, quindi tutti abbiamo giocato veramente molto bene. Quanto pensi di fare oggi? Ma ho sentito io, vai. Primo certi numeri. Ti dico, io spero di andare sopra il 60%, dai. Vabbè, dai, secondo me ce la puoi fare. Vediamo, io mi tengo basso, più di quello che sono. Però oggi... Cazzolini. Però dai, ci proviamo. Magari anche 70, 80, non lo so. Ok, va bene, dai, io ti faccio in bocca al lupo. Crepe il lupo. Prima di andare, dobbiamo chiamare chi ci spiegherà il regolamento, ovvero Andrea Cantinotti. Ciao, piacere Andrea. Ciao, ciao Andrea. Ben ritrovata come sempre. Iniziamo dal regolamento, che è molto facile in realtà. Sono 100 palloni da calciare tutti dentro la porta. I primi 30 sono fino al limite dell'area, si conclude con la palla da pallavolo inclusa. Hai un minuto solo per calciarli. Da qui in poi il tempo sparisce. Qual è la difficoltà aggiuntiva? Che dal primo al 50° pallone la palla non potrà rimbalzare, ok? Perfetto. Quindi il gol è valido solo se la palla entra in porta una volta superata la riga. Dal 50° in poi potrà anche rimbalzare. Ok. Attenzione a una cosa importante: i palloni non possono essere toccati o spostati. Devono stare lì. Devono stare lì. Se tocchi un pallone, pallone perso, annullato. Uguale con quelli calciati. Ok. Se c'è un pallone da spostare, mi chiami, arrivo, te lo sposto. Va bene, allora noi ci siamo e quindi presentiamo la cabina di regia. Signori, quest'oggi cabina di regia fresca fresca. Allora, abbiamo un Gnabry selvatico, senza maglietta perché ci sono quanti gradi? 48, però dettagli. Secondo te Henry qua in questo challenge quanto può fare? Allora, secondo me il piede ce l'ha, poi vedo che si allena sempre, quindi un bel 68 è fattibile. Abbiamo Luca, grande Luca. Ragazzi, lui è un nostro fan che è stato selezionato per venire a guardare la 100 palloni di Henry Lazza, quindi se volete essere selezionati anche voi per reagire ad altri 100 palloni, mi raccomando iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram. Luca, secondo te quanto fa oggi? Secondo me è 65. 65 ce la fa. 65? Sì. Ah, 65, è buono. Poi abbiamo il Maranzino, il nostro Maranzino del canale. Posto? Sì. Quanti portafogli hai fatto oggi? 9. Secondo te Henry quanto fa oggi? Se si impegna e rimane lucido, può arrivare anche a 70. Va bene, signori, detto questo, abbiamo presentato la cabina di regia. Direi che possiamo dare inizio ufficialmente a questa 100 palloni di Henry Lazza. Let's go! E allora possiamo dare inizio a questa 100 palloni di Henry. Tra 3, 2, 1, via! Sì, con scioltezza. Un minuto sembra poco, ma è tantissimo. Con scioltezza. 10 secondi. 12 secondi. Sì. Bene, 20 secondi, ne mancano 30, con scioltezza, così, no, aia, qualcuno sta sprecando, ok,
30 secondi. Bravissimo. Buono. Bene. 40 secondi. Sì, ne mancano 20. Ci sei quasi, eh. Attenzione, sprecato. Questo è buono. Questo è buono. Questo è buono. 10 secondi. L'ultimo pallone. Ah cazzo, mi sono accorto che era la palla. Signori, è quello che vi frega. Allora, giustamente, calciando tanti palloni, dopo un po' non ti rendi neanche... No, nemmeno... andando indietro non vedevo che era quella palla volo. Quindi ho dato più potenza. Vabbè. Ragazzi, vabbè, traversa. Buono. Allora, mi ha fatto molto strano in realtà, perché rispetto agli altri concorrenti, sei andato con calma e sei stato nei tempi perché ci hai messo... sei rientrato nell'un minuto. Ah, voi vedete, vai con calma, sono andato con calma. Troppa calma, forse. No, in realtà no, secondo me è stato perfetto. L'unica cosa, l'unica pecca forse è stata un po' la precisione. Ho sbagliato tipo 4-5 mi sa, eh. Eh sì, infatti adesso farei entrare subito. Sì, sì. Allora, purtroppo ne hai sbagliate 5 su 30, che comunque hai un totale di 25, che guardando gli altri precedenti è in media comunque, non nulla di più, ma nulla di meno. Sì. Quindi onesto. Qual è il problema? Il problema è che molti hanno rimbalzato poco prima della linea. Adesso Harry, fino al 50esimo non hai limite di tempo, ma i palloni non devono comunque rimbalzare prima della linea. Allora direi che possiamo proseguire. Let's go. E allora Harry, quando vuoi. Vado? Sì, non deve rimbalzare. Buona! Per sicurezza. Spreca! Questo è buono! Questo è buono! Questo è buono! Questo non è buono! Attenzione! Questo invece è buono! Bene, Harry! Questo è buono! Mi piace! Questo è molto buono! Occhio a questo pallone! Che è... Mamma mia! Bellissimo gol! Ragazzi! Questo è traversa! E non entra! Questo invece è buono! Questo rimbalzato prima, attenzione, stai sprecando. Bene, continua così Harry. Bene, continua così. Attenzione. Mamma mia, figli traversa questo. Ne mancano due, questo non è buono, ne mancano due. Posso spostare questo? Sì, sposta cinese. Ne mancano due. Questo è molto buono. Merda questo. L'ultimo, 50esimo. La palla... da football americano, rincorsa da football americano, di fare meta. Mamma mia, e questo che schifo, non ragazzi. È buono. Che schifo. Allora. Secondo me, tutto altri, sommato, sono altri 5 da sprecati. Però secondo me stai andando tanto bene, perché alla fine non mi ricordo se c'è qualcuno che sta facendo meglio di lui in questa primissima fase, primi 50. Come ti senti? Come stai vedendo la challenge? Per ora mi sembra abbastanza semplice, anzi mi sto mangiando le mani per quei primi 5 sbagliati. Adesso non so quanti ne ho sbagliati, però anche su questi mi sto un po' mangiando le mani, potevo fare meglio. Adesso farei entrare Andrea a capire un po' com'è la situazione. La situazione. Sembra strano, ma la parte più critica di questa challenge sono questi 20 tiri qui, dal 30 al 50esimo, dove per ora è lì che si è deciso chi ha fatto il record, chi ha fatto tanto e chi purtroppo ha sprecato. Quanti pensi di aver fatti su 20? 15. Purtroppo meno, nei fatti 13. Cavolo. Non è molto meno quello che hai detto, vabbè, però è un 6 c'è ancora mezzo. Tempo. Però due palloni comunque contano, sembrano pochi, sì, ma contano. Per fare il record contano. Però dai, non male. No, non è male, sei comunque nella media. Nella media, 38, okay. Ne mancano 50. Sì. Ne mancano altri 50. Puoi fare 88. Puoi fare. Da qua in poi la palla può rimbalzare, devi solo prendere la porta. La cosa un pochino più difficile ora è che c'hai i palloni in mezzo, perché qua guarda quella gigante lì in mezzo. Perché mentre prima li dovevi per forza superare, quindi non erano in mezzo, ora ci sono in mezzo. Beh, cosa ne pensi di questa prestazione? Allora, io riassumerei tutto con: questo è molto buono, questo è buono, questo è molto buono, questo invece è buono. Va bene, allora possiamo proseguire. Vai. Quando vuoi. La palla può rimbalzare, ma hai degli ostacoli. Buono. E qui ci vuole la precisione. Buono. Attenzione.
Anche questo è buono. Mamma mia. Attenzione. Buono. Sì, continua così. Continua così. Continua così. Perfetto. Bello preciso. Bello preciso. Attenzione, anche questo è buono. Ottima media. Sì. Ottima media. Questo è buono. Molto bene. Ah, ah, ah. Mamma mia. A fil di palloni. Questo anche è buono. Ottima media. Bravissimo. Bravissimo. E anche questo è gol. Bravissimo, mantenere questo standard. Ah, allora, è buono, è entrato. No, sono spreca. Questo è buono, signori. L'ultimo. L'ultimo. Ed è buono anche questo. Perché l'ho sprecato? Quello poteva fare una super serie. Mamma mia che serie, ragazzi. Mamma mia che serie. Oh, su 20 palloni solo uno. Cioè, però qua neanche quello doveva, anche quello doveva entrare, cioè, qua non c'è neanche più bisogno di far entrare Frigatti, nel senso, già sappiamo, già sappiamo cosa ha fatto. O no, Andre? Sono diventato inutile tutto d'un tratto. Beh, tanta roba, tanta roba. Sei il primo che l'ha fatto. Il primo. Non è mai accaduto una roba simile. Non è mai successo. Mai. Mai successo. Vedi, tu che ti sei insultato. Invece. Comunque sono un coglione cretino. No. Cioè, e tra l'altro con questa serie hai raggiunto Gilbert quasi. Hai quasi raggiunto te, così, con una serie. Ora se sbagli tutto bagno nel ghiaccio. Beh, direi molto molto bene. Adesso ne mancano altri 30. Non sono da sottovalutare. Lo so. Ma sono molto più distanti. Perché la distanza aumenta e quindi la palla ci mette un po' ad arrivare. Io proporrei una sfida aggiuntiva. Ditemi voi cosa ne pensate. Oddio. Di solito noi dall'80esimo in poi non diciamo più il risultato. Okay. Okay. Ma essendo che hai fatto quasi tutti giusti, io farei che già dal 70esimo in poi non ti diciamo più il risultato. Ok. Così diventa ancora più interessante. Da stare, diventa più interessante. Per ora sai che manca poco a Gilbert. Manca poco a superare il Gilbert. Rimaniamo così. Rimaniamo così. Vamos. Allora andiamo. Bene, direi che possiamo dare inizio. Ultimi 30 palloni. Vai. Prego. Attenzione, buon inizio. Anche questo mi sembra buono se lo si ferma. Gol. Di continuare così. Sì, gira. Attenzione, non gira. Questo mi sembra buono. Ed è gol. Valido. Questo mi sembra altrettanto. Mamma mia. Ha preso il pallone ed è riuscito a entrare lo stesso. No. Questo buono. Continua così. Continua così. Continua così. Bene. Ragazzi, sta facendo veramente bene, Sta facendo veramente bene. Sta andando tutto secondo i piani. E questo è buono. Dai, è incredibile. È riuscito a scavalcare il pallone. Grosso. Il pallone è grande. E anche questo va in rete. E allora spreca, spreca. No, anche ragazzi. Questo. Rigatti. Calma, calma Harry, è già due. È già due, ma questo. Mamma mia, non ci credo, è passata. Dove è passata? Dove è passata? No, questo lo prendo. Mamma mia, incredibile. No. Buono. Questo è fuori. Mamma mia. Ah, questo ha fatto un rumore veramente brutto. Era veramente brutto quel pallone. E è fuori. Dai. Attenzione. Tomare. Non entra. Attenzione, aia. E qua Harry ha iniziato a sprecare. Hai gli ultimi molto, due. Molto più a giro. Gli ultimi due. Gli ultimi due. No. Mamma mia, ragazzi, dove è passata. Ciao. Ultimo pallone. E poi ci fermiamo di nuovo. Ultimo pallone. Lo prende.
Ultimo pallone. Mamma mia, ed è buono. Ed è buono, signori. Ho sprecato troppo. Ed è buono. Allora. 5 bruttissime. Allora, è normalissimo. Comunque sia, secondo me stai facendo delle serie mostruose. È normale sbagliare qualcheduna. Però mi sento di dire che sei, secondo me, in lotta per il primato di questa challenge, eh. Non posso sapere quanto sono. No, non puoi sapere quanto sei. Però sei curioso, sì. Lo voglio sapere troppo. Adesso ne mancano altre 10. Fai in fretta che fa caldo. Sì, dai, ultimi 10 e poi dopo scopriamo ultimi il verdetto. Ultimi 10, presentimento, ne metto dentro 3. 3? Sì. Però per il momento come stai a livello di gambe, di fatica? No, bene. Sì. Molto leggero. È molto nel chill, però è mentale. Mentale, la pressione è mentale. È più mentale che fisica sta sfida. Esatto. Sta sfida è forse più mentale che perché quando poi inizi a sbagliare uno dici Infatti ho fatto una serie dove ho sbagliato 3-4 di fila. Va bene, andiamo con signori, andiamo con gli ultimi 10. Ultimi 10 palloni, signori. E allora, attenzione Harry, occhio, la distanza aumenta. Lo stile di calcio da adottare è diverso. Attenzione, non è vero. Non è vero, che gol! Che gol incredibile! Dov'è passata? Sta girando troppo! Sta girando troppo! Mamma. Concentrato! Mamma mia, oh! Footwork, cambiate sti palloni per favore! C'è nominato di là! Posso cambiare i piedi, non lo so, però mi sa il pallone! Attenzione, qua spreca tanto! Questo, attenzione, è... Buono, entrata, questo è buono! Ne mancano pochi! Aia! Lo sapevo! Non poteva succedere! Non poteva su altri 50 palloni non prendere quello grosso! Già, questo non è buono, signori! E allora, questo è... Attenzione! Mamma mia, è entrato, Birilli! Gli ultimi 3 palloni! Non prenderlo, ti prego! No! Gli ultimi 3 palloni! Buono! Ultimi due! Attenzione! No! Ai! Si ferma! E allora, l'ultimo pallone di questa 100 palloni Football Challenge di Harry. Attenzione! Oh! Affanculo! Attenzione! Fuori! Un'altra difficoltà che ho riscontrato, che te non sai come sono gli altri palloni dietro, cioè sai se magari uno è più sgonfio, più leggero, quindi non sai come calciarli. Allora ti posso dire, è una delle difficoltà di questa challenge ovviamente, perché se fossero tutti uguali poi uno potrebbe prendere un po' le misure. Non ti nascondo che in questa primissima edizione l'abbiamo pensata così, nella prossima edizione, quindi a 100 palloni 2.0, potremo avere 100 palloni tutti uguali e metterà altre difficoltà ovviamente, perché sennò è troppo semplice. Effettivamente. Però è un po' una delle difficoltà di questa challenge. Io voglio sapere il risultato. Io adesso farei entrare con lui che ci andrà a dire il risultato. Fregati e farà entrare anche Bea. E allora ci siamo, Luca. Sì? Secondo te ti sei avvicinato? Com'è andato? Per me ha fatto di più di quello. Ha fatto di più. Quanto avevi detto, Luca? Ho detto 68. 68? Secondo me 70 l'ha superato. Ah, quindi ha fatto più di un portafogli di te? Di un numero preciso? 77. 74 ha fatto. 74. Va bene, signori, dai. Andrea, svelaci. Romanzacelo un po', però. Peccato per i primi. Peccato per i primi, perché secondo me potevi fare un qualcosa di assurdo. Contando che il primo classificato per ora è Trombetta, che comunque è un giocatore di Serie C attualmente. Peccato per i primi, perché lo potevi superare di tanto. Di tanto addirittura. Peccato per i primi. Fortunatamente hai fatto una serie clamorosa che ti ha aiutato un bel po'. Mm-hmm. Sì. E io dico che qualcuno qui ha preso il risultato esatto. Gabri 74, secondo me. Modestamente. Il risultato esatto di... di Harry è 74. E ci
ho preso. Mamma mia! Incredibile, signori! No, 70! Nuovo record! Nuovo record battuto, ragazzi! Nuovo record battuto! Fresco, fresco! Signori, cioè, è un periodo per te clamoroso! Troppo, è l'estate, mi cambia, il sole, capito? Parvi da training, ragazzi! Cioè, da training. Il sole, il mare! È il prime, ragazzi! Harry Lazza prime! Record della 100 palloni football! Cioè, io lo sapevo che l'abbia fatto, io lo sapevo! Ci voglio vedere la tua, lo sapevo! Voglio vedere la tua! Adesso... Quindi mettetevi a iscrivervi al canale! Infatti, ragazzi, iscrivetevi, mettete like, lasciate un commento! Oh, che vuoi fare sta 100 palloni? Va bene, detto questo, ragazzi, ringrazio la cabina di regia e come sempre ringrazio Andrea Cantinotti, andate a seguire su tutti i suoi profili social, Beatrice Vigoni, la conduttrice d'eccezione di questo format, Harry Lazza che si è prestato e tutti i partecipanti qua alle mie spalle. Da Of Samuel, dall'MSP è tutto, fateci sapere i prossimi concorrenti di questa 100 palloni football challenge. Harry, te l'aspettavi? Assolutamente no, cioè zero proprio. Ti sei divertito? Molto, è una realtà molto figa perché anche è un gioco mentale, sì. Questo mi ha ingrippato di più. E chi vorresti vedere a farle e chi pensi ti possa battere? Voglio da quella di Samuel io quanto fa. O se no, Simone l'ha fatta Crispo. No, Crispo no, non ancora. Allora anche Simo. Simone Crispo! E pensi ti possa battere? Simo è un bel cane, sti giochi qua. Sì. Lanciali Lamo. Simo, ti aspetto. Aia! Ha sfidato Simone Crispo, signori! E quindi prossimamente Simone Crispo, da Samuel è tutto, ci vediamo al prossimo episodio. Let's go! We'll be right back.